Ehi là, 3D Artists, bentornati! Nel video di oggi daremo un'occhiata ad un programmino molto simile a Substance Designer. Per chi non lo conoscesse, Substance Designer serve a creare texture e materiali in maniera procedurale tramite nodi. E questo Symbinode che vedremo fra poco fa praticamente la stessa cosa. Ovviamente non ha né la stessa complessità, né la stessa profondità e nemmeno la stessa quantità di nodi di un Substance Designer, ma io ve lo consiglio perché comunque non è male, è abbastanza semplice da usare, soprattutto perché è gratuito. Ovviamente metterò il link per scaricare Symbinode in descrizione. Come al solito direi di partire per prima cosa dall'interfaccia, ma innanzitutto andiamo su File e clicchiamo su New per creare un nuovo progetto. Come possiamo vedere abbiamo al centro ovviamente la nostra area di lavoro, in alto a sinistra un'anteprima del materiale che stiamo costruendo, in alto a destra l'anteprima del nodo che abbiamo selezionato e in basso a destra le sue proprietà. Ogni pannello però può essere trascinato e spostato a destra o a sinistra dell'interfaccia per arrangiarla un po' come si vuole. Inoltre poi se andiamo di nuovo su File e clicchiamo su New, si aprirà un'altra scheda che ci darà la possibilità di poter lavorare su più materiali contemporaneamente. Per andare ad inserire i vari nodi ed iniziare così a costruire il nostro materiale, basta cliccare di destro all'interno dell'area di lavoro, si aprirà così una tendina, un menu, dove avremo tutti i nodi che il programma ci mette a disposizione. Per cominciare andrei ad inserire come primo nodo l'output delle normal. Quello che voglio provare a realizzare magari in questo progetto è una struttura a nido d'ape, quindi per prima cosa di nuovo tasto destro all'interno dell'area di lavoro e in texture vado a prendere il nodo Polygon. Vado a selezionare poi il nodo per accedere alle sue proprietà e porto a 6 il numero dei lati. Se a causa della scacchiera della trasparenza non riesco a vedere effettivamente cosa sta succedendo all'interno del nodo, vado a disattivare Use Alpha. Con lo smooth vado ad aggiungere quello che in realtà potrebbe benissimo essere una sorta di bevel al nostro poligono e lo porto magari a 0,25. Adesso quello che voglio fare è andare a creare una serie di questi esagoni, quindi vado in function e prendo il nodo tile. Quello che devo fare adesso ovviamente è collegare il nodo polygon al nodo tile. Adesso, una volta selezionato il nodo tile, vado nelle sue proprietà e porto a 0,5 l'offset in X. Successivamente vado poi a ruotare di 90 gradi questi esagoni, quindi vado a portare lo slider rotation a 90. Adesso, siccome voglio diminuire lo spazio che c'è fra i vari esagoni, vado ad aumentare la loro dimensione utilizzando lo slider scale. Come possiamo vedere adesso però i nostri esagoni sono stati tagliati, questo perché all'interno del nodo polygon noi abbiamo disattivato l'alfa, quindi torniamo di nuovo all'interno del nodo polygon e riattiviamo Use Alpha. Una cosa che però noto adesso è che lo spazio che c'è al lato degli esagoni è molto più stretto, quindi vado ad aumentare leggermente la scala solo lungo l'asse X. Adesso non possiamo connettere il tile direttamente all'output normal, ma dobbiamo prima convertire questa mappa in bianco e nero. Quindi tasto destro e in filters andiamo a creare il nodo normal map. Colleghiamo poi così il nodo tile al nodo normal map e poi il nodo normal map all'output normal. Come possiamo notare però in questo programma, al contrario di qualsiasi altro software, è il bianco a scavare, mentre il nero va in rilievo. Siccome però io voglio andare a scavare lo spazio che c'è fra gli esagoni, devo andare ad invertire il bianco con il nero. Quindi tasto destro e in color abbiamo il nodo inverse che andiamo a posizionare fra il nodo tile e il nodo normal map. Che poi in realtà basterebbe andare nel nodo normal map e impostare un valore negativo. Il problema è che ogni tanto si bugga, non funziona e l'unica soluzione è andare ad inserire, come in questo caso, un nodo inverse. Mentre costruiamo le nostre texture e il nostro materiale con i nodi, dobbiamo ovviamente tenere d'occhio anche l'anteprima per vedere quello che stiamo combinando. E per navigare all'interno della finestra usiamo il tasto centrale per ruotare, la rotellina ovviamente per lo zoom e Shift tasto centrale per il pan. Di conseguenza anche all'interno dell'area di lavoro ci spostiamo col tasto centrale del mouse e zoomiamo con la rotellina. Un problema che ho riscontrato purtroppo è che se dovessi per caso perdere l'inquadratura sulla mesh non ho nessun tasto e nessun comando che mi vada a ripristinare la vista. L'unica soluzione che ho trovato al momento è andare nelle impostazioni
e cambiare temporaneamente la mesh in modo da ripristinare in un certo senso la vista e ricentrare la mesh all'interno della viewport. E lo stesso discorso anche per quanto riguarda l'area di lavoro: se dovessi per sbaglio perdermi, non ho nessun tasto che mi vada a ripristinare la vista e l'unica soluzione purtroppo è quella di dover ricaricare il progetto. Comunque adesso andiamo avanti e quello che voglio fare è andare ad aggiungere un po' di colore. Io magari direi di andare a fare di un giallognolo le celle, mentre di un marroncino scuro gli spazi fra queste ultime. Quindi di nuovo tasto destro nell'area di lavoro e in texture andiamo a prendere il nodo color. Ovviamente ci servono due colori, quindi due nodi color. Per duplicare un nodo basta il classico Ctrl-C, Ctrl-V. E così adesso mi basta selezionare il nodo e scegliere il colore nelle proprietà. Una volta scelti i due colori, tasto destro e in color vado a prendere il nodo Mix. Il colore degli spazi fra le celle sarà il mio background, mentre le mie celle saranno il mio foreground. Ovviamente adesso non vedo nessun cambiamento nella mia preview, questo perché devo andare a prendere negli outputs il nodo albedo. Però quello che vedo adesso è solo il colore in primo piano, quindi il giallo. Per andare a dividere le due regioni basta andare a collegare l'output del tile al factor del mix. Il factor del nodo mix non fa altro che dire a quest'ultimo di associare al nero il colore del background e al bianco il colore del foreground. Però questi colori per me sono troppo puliti, li vorrei andare a sporcare un po'. Per farlo mi serve un altro nodo mix, per comodità io vado a duplicare questo, quindi lo seleziono, Ctrl-C, Ctrl-V e lo vado a posizionare fra questo primo mix e l'output albedo. Adesso questo primo mix è diventato il background di questo secondo mix. Come foreground andremo a mettere un semplice noise. Dunque, tasto destro, textures, noise, e lo colleghiamo al foreground del secondo mix. Quello che al momento però non mi piace di questo noise è che è troppo dettagliato, quindi vado ad abbassare leggermente gli slider persistence e amplitude. Direi che così può andare. Ovviamente quello che vediamo adesso è soltanto il noise, infatti quello che dobbiamo fare è andare nel nodo mix e andare a cambiare il metodo di fusione, che andremo ad impostare magari su darken. Siccome l'effetto ancora non mi piace, quello che posso fare è andare a diminuire il factor e andare a diminuire leggermente l'opacità del foreground, quindi del noise. Per andare a variare leggermente di più ancora il colore, posso andare ad inserire fra il noise e il mix un nodo coloring. E con questo nodo coloring vado praticamente a colorare il noise. Inoltre poi per andare a gestire meglio la scala di grigi del noise posso sempre andare ad inserire una rampa. Come possiamo notare adesso però il nostro materiale è completamente lucido e riflettente. Per renderlo più interessante bisogna dargli un po' di variazioni. Quello che farò dunque è innanzitutto andare a rendere meno riflettente lo spazio fra le celle, mentre queste ultime lasciarle sì un po' più lucide, ma con delle variazioni, andando ad aggiungere un semplice noise. Per prima cosa ovviamente vado ad aggiungere l'output della roughness. Vado poi a creare un nodo color mix dove andrò ad inserire l'inverse di questo tile nel background e andrò poi ad inserire nel foreground un semplice noise come abbiamo detto prima. E adesso vado a collegare questo mix direttamente all'output roughness. Come al solito, ovviamente, l'unica cosa che si vede all'inizio è l'immagine collegata nel foreground, perché è l'immagine che sta davanti a tutto. Quello che devo fare dunque è andare nel nodo mix e cambiare ovviamente il metodo di fusione, che andremo ad impostare magari su add. Siccome però l'effetto che ho ottenuto adesso non mi soddisfa tanto, perché vorrei le celle un po' più riflettenti, vado ad inserire fra il noise e il mix un nodo color ramp. Infatti adesso con la rampa posso andare a gestire meglio il comportamento del noise.
E in questo caso voglio andare a rendere le celle, come ho detto prima, un po' più riflettenti. E per farlo, siccome il nero indica le zone che devono essere riflettenti, mentre il bianco quelle ruvide, quindi non riflettenti, vado a modificare i colori, portando il nero su un grigio scuro, perché non voglio che il materiale abbia zone troppo riflettenti, mentre il bianco lo modifico con un grigio più chiaro per rendere più lucide quelle zone che invece risultano essere troppo ruvide, quindi poco riflettenti. Quindi nella rampa vado a fare doppio clic sull'indicatore del nero, si aprirà il color picker e noi andremo a schiarire il nero portandolo su un grigio scuro. Lo stesso facciamo con il bianco, quindi doppio clic e lo andiamo invece a scurire. Adesso che l'effetto del materiale mi piace molto di più perché abbiamo una bella variazione della roughness, quindi un po' più interessante, con delle zone non troppo lucide e delle zone non troppo ruvide, possiamo andare ad esportare le nostre texture. Prima di procedere però vado in Edit e vado a controllare la risoluzione, che al momento è a 1024, invece io voglio esportare le texture a 2048. Una volta che il software ha ricalcolato la risoluzione delle texture, andiamo su File e clicchiamo su Export. E una volta deciso il percorso, clicchiamo su Selezione cartella. Una volta esportate le texture, quello che voglio fare prima di chiudere il progetto magari è un po' d'ordine. Vado a selezionare con una finestra quindi tutto ciò che riguarda l'albedo, tasto destro e clicchiamo su Frame. Lo stesso poi facciamo per la roughness, per le normal e per i canali di output. Inoltre poi posso andare a cambiare il nome del gruppo semplicemente facendo doppio clic su questa barra più scura e questa magari la chiamerò appunto albedo. Inoltre poi, come possiamo vedere, una volta selezionata la finestra possiamo andarne a cambiare il colore. Che in questo caso magari mantenere questo tipo di ordine può sembrare superfluo, ma vi assicuro che quando si ha a che fare con materiali molto più complessi di questo, e quindi con una gran quantità di nodi, riuscire a trovare subito a colpo d'occhio il gruppo e quindi il nodo che si vuole andare a modificare è fondamentale per evitare appunto di perdere troppo tempo. Ah, poi stavo per dimenticare di dirvi che nel momento in cui avessi la necessità di dover fare delle modifiche postume, non devo per forza andare a riesportare tutto di nuovo da capo, ma basta selezionare appunto il nodo di output che è stato modificato, andare nel node view, cliccare di destro e fare save texture. Ed è poi possibile farlo in realtà con la texture di qualsiasi altro nodo. E adesso finalmente possiamo passare al nostro motore di rendering, io in questo caso utilizzerò Eevee di Blender. Se noi abbiamo l'add-on Node Wrangler attivo, basta selezionare il nodo Principal BSDF all'interno dello Shader Editor e premere sulla tastiera Ctrl-Shift-T. Andiamo così a selezionare tutte le texture che abbiamo esportato prima, quindi Albedo, Normal e Roughness, e premiamo invio. E con questo direi che possiamo terminare qui il video, io spero che vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile. Se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e attivate la campanella. Io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima e buon 3D!